tener presente che il minerale per me è sempre stato molto affascinante fin da bambino. Quindi queste esperienze mi hanno portato veramente a vivere la mia identità, la mia storia anche di nascita. La cosa interessante è che arrivati lì, io dico, non mi state facendo altro che riconfermare il mio desiderio di rimanere qui, perché io devo tornare indietro? E allora lì comincia la polarità opposta, è iniziato il primo avviso di esperienza difficile, cioè tu puoi andare al centro, cioè sei libero di andare, di staccare, di vivere questa esperienza, di entrare, però logicamente loro l'hanno presa più un aspetto di osservazione, mi hanno fatto vedere esattamente ciò che sarebbe successo alla mia famiglia, ai miei genitori, ai miei familiari, se avessi deciso di andare al centro. Io ho visto per la prima volta in questa esperienza la disperazione della mia famiglia, la lacerazione proprio all'interno dei loro cuori. Però nonostante questo, talmente distaccato ero dalla mia famiglia, dal punto di vista mio, perché la mia famiglia non mi ha mai riconosciuto. Cioè io sono stato sempre molto fuori dal confine ordinario, quindi mia madre stessa mi considerava non figlio suo perché non seguivo i suoi parametri di insegnamento. Conseguentemente mi sono trovato nel dire a me non è che interessi più di tanto, sono accettazioni loro se vogliono soffrire. Il fatto però che dal momento che ho espresso questo pensiero è entrato un concetto ancora molto più profondo, più lacerante e mi hanno portato a vivere l'esperienza di quello che sarebbe successo al pianeta Terra. E ho visto il pianeta Terra dove i vulcani e le alluvioni stavano sconvolgendo, sgretolando il pianeta dal suo interno, in esplosione al suo esterno, e tutti gli uomini che erano sopra venivano completamente annientati. Questo è stato il momento più terribile di questa esperienza, magnifico però angosciante, in cui io mi sono trovato per la prima volta a cedere la mia forma. E lì sono entrato in uno stato di pietà, di distruzione, di non accettazione. Io ho visto l'uomo che scompariva, quindi mi sono trovato in un aspetto di essere io l'autore della distruzione, e questo non l'ho accettato. E da quel momento in poi è iniziato in me questa riconversione, questa decisione di tornare. Io ve la faccio molto compressa la cosa, proprio per necessità, però vi devo dire che non è proprio così, c'è un aspetto veramente molto profondo. E questa mia conversione, questa mia accettazione è nata da una parola solo: sì, sia fatta la vostra volontà come concetto di base, accetto quello che volete. E lì mi sono completamente arreso. Ma non era purtroppo finita. Nel momento che la mia essenza, in un certo qual modo, accettava di ritornare, per la prima volta ho visto il mio corpo fisico su quel letto, ed è stato terribile perché ho visto un corpo che era tutto intubato, d'accordo, può essere una visione più o meno che abbiamo visto tutti, ma la cosa che mi ha impressionato di più non era tanto essere legato, intubato, è il tanto di vedere il corpo pieno di vermi, pieno di larve, quindi completamente distrutto. Quando io ho visto questo mio corpo ridotto così, dico, ma io è impossibile, non posso più rientrare lì, lo vedete voi stessi, non c'è più. Come posso io entrare in questo aspetto di ritornare? Ed è lì che è iniziato un po' un meccanismo particolarissimo, in cui loro, come essenze, mi dicono, non ti preoccupare, ci pensiamo noi a portarti fuori da questa situazione, a rigenerare quel corpo e a ridarti comunque quella funzione vitale. L'unica cosa che tu devi fare è fissarti nella tua mente che tutto quello che senti, tutto quello che vedi,
tutto quello che osservi non corrisponde alla realtà, non corrisponde alla verità.